Ma sì, sono felice. E se lo merita, signore. Prego. Grazie. A noi. Ma... Oh! Svelto, sali anche tu. Vieni qui sopra. E vieni. Oh, guarda, sta arrivando il treno. Proprio adesso che avevo deciso di dir tutto a mia moglie. Oh, aiuto! Aiuto! Ma il rischio è gravissimo. Non c'è tempo da perdere. E la salvezza non è quella che suggerisce la bella signora. Lei deve diventare il macchinista e frenare in tempo per evitare la catastrofe. Caro amico, il timone della vita sta solo nelle nostre mani. La Banca di Roma però può essere provvidenziale nell'indicarle la rotta giusta. Sì, ma scusi, i soldi? Io non mi occupo di questioni finanziarie, ma di problemi psicologici. Per il resto c'è la Banca di Roma. Segua il mio suggerimento e le sue angosce notturne saranno sconfitte. Mi piace pensare di aver seguito un buon consiglio. E mi auguro da questo momento in poi notti serene. Le stesse che auguro anche a voi. Buonanotte.